Maria Elena Boschi, forse questa è la volta buona, ma la volta buona per fare che cosa? Beh, per fare almeno un bambino. Beh, sì, è vero, perché io tempo fa, quando Maria Elena Boschi era ministra, perché ci fu un tempo che Maria Elena Boschi del Giglio Magico di Fiorenza era ministra, fu ministra. E assieme a lei come ministra c'era un'altra bella PD, beh, molto bella, non ricordo il nome, ma era molto bella, molto molto bella. Solo che quest'altra ministra molto bella, anch'essa del PD, era sposata e aveva un figlio, due figli, non ricordo come si chiama, era molto bella questa ministra, molto bella, sembrava un angioletto, sembrava. E Maria Elena Boschi diceva che lei Maria Elena Boschi, la invidiava la sua collega ministra, perché diceva lei è più giovane di me, è ministra come me, però è sposata e ha già un figlio, due figli. Quindi si lamentava Maria Elena Boschi di non avere un bambino. Ma forse ora è la volta buona, forse ora è la volta buona perché è sbocciato un grande amore è sbocciato. E può darsi che questa volta sia appunto la volta buona, perché Maria Elena Boschi è una bella donna, che sia chiaro. Fa parte del Giglio Magico, di Fiorenza, il Giglio Magico del Boi di Fiorenza, il Giglio Magico. E è una bella donna, è arrivato il momento. E in questo momento di fare un bimbo, si spiega qua, si spiega, hai capito Maria Elena Boschi? Si spiega tutto qua. Poi si spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Il passaggio dal matriarcato al patriarcato consiste nel fatto che l'umanità a un certo punto della sua evoluzione ha scoperto la funzione dello sperma. L'umanità a un certo punto scopre che i bambini non nascono involontariamente in forma di partenogenesi, cioè le donne e i bambini non li fanno da sole. Partenogenesi, ma le donne per fare i bambini hanno bisogno dello sperma, è la scoperta della funzione della sperma che sta alla base di tutto, sta alla base del patriarcato, sta alla base della famiglia monogamica patriarcale, sta alla base della proprietà privata, sta alla base del patriarcato, capito? Marina Boschi, quindi anche tu per fare un bimbo, avrai bisogno dello sperma, ovviamente deve essere sperma fecondo, va bene Maria Elena Boschi? Ecco, questa è la situazione, può darsi che questa per Maria Elena Boschi sia la volta buona. E chi è Maria Elena Boschi? Maria Elena Boschi è una gran bella donna che faceva e fa parte del Giglio Magico di Fiorenza e oggi è passata nel partito di Matteo Renzi, nuovo partito, Italia Viva. Ok, Maria Elena Boschi, come si suol dire, auguri ai figli maschi e a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.